Oh, stiamo organizzando il primo compleanno di Susie, ragazzi. Discorso perfetto per il bar. Salve a tutti. Scusa, Peter, me ne vado subito. No, me ne vado io, ok. Ma che sta succedendo? Vi siete toccati il pisellino? Magari. No, è che le nostre mogli hanno litigato e ci proibiscono di frequentarci. Ma hanno litigato tra di loro? Che c'entrate voi due? Beh, io ci devo vivere con donna. Oh, eccola che arriva. Oh, no, presto, Peter, cambiamo pigmento. C'è mancato un pelo. Non possiamo rischiare di farci vedere insieme. Ma Cleveland, noi siamo amici e tu sei appena tornato. Beh, potrebbe esserci una soluzione. Potremmo incontrarci dove non rischiamo di essere visti, tenere la cosa segreta. È quello che faremo. Sicuro che sia la soluzione migliore, Peter? Ho pensato che un aereo è un posto sicuro dove incontrarci senza essere visti dalle nostre mogli. Ah, liberi di parlare. Che cosa mi racconti? Scusa, Cleveland, ma devo interrompere qui. Quando viaggio in aereo devo mettere le cuffie per azzerare il rumore. Resto solo in compagnia dei miei pensieri. Ma non voglio uccidere questa gente. Non mi importa dell'allineamento delle forze oscure. Lasciami stare! Amo mia moglie donna. Vorrei che lei e la moglie di Peter andassero d'accordo. Per questo siamo su quest'aereo. Io sono Cleveland. Ha idea a che velocità andava, signore? Peter! Ehi, Cleveland, è solo per poter parlare senza insospettire donna e Lois. Voglio che scenda dall'auto, signore! Peter, forse c'è un modo migliore. Ma un coltello! Scusa, deve sembrare autentico. Staglio! Staglio! Cerca di prendermi la pistola. Oh, vuoi prendermi la pistola, eh? Ehi, recluta, lasciane un po' per me. Wow, la vecchia gang è di nuovo insieme. Chiudi il becco, non ti vogliamo in questa città. Non ti vogliamo in questa città. Oh, ciao, Lois. Sei stato con Cleveland, non è vero? No. Allora cosa stavi facendo? Io, ho una relazione, ecco. Non essere ridicolo. Peter, basta bugie. So benissimo che eri con Cleveland. E fino a nuovo ordine resterai a dormire qui sotto. Oh, mamma. Chissà com'è andata a Cleveland. Cleveland, vieni qui e tira giù i pantaloni. Almeno fammi girare sulla schiena. Papone, che ci fai qui di sotto? Mamma mi fa dormire sul divano perché mi ha beccato insieme a Cleveland. E invece tu? Mamma mi fa dormire nel seminterrato. Dormire ai piani bassi è per lei il massimo della punizione. Ok, Cleveland. Niente lega due donne come dover prendersi cura di due mariti invalidi in ospedale. Cosa? Non morire! Oh, Cleveland, odierò quei Griffin per il resto della mia vita! Solo il mio lato aveva l'airbag. Se c'è una cosa che equalizza le donne è curare un animale che è stato maltrattato. Così ho preso un'aquila calva ferita. Qualcuno gli ha spento addosso delle cicche. Peter, è il simbolo del nostro paese. Quest'aquila in particolare è una stronza. Dalla bocca le escono solo parolacce. Peter, stai diventando ridicolo. E devi lasciare andare quell'aquila. Cosa ha detto l'aquila? Chiudi la porta. Peter, diamo a Susie il suo regalo. Mangiamo la torta e ce ne andiamo. Non voglio stare qui con la famiglia Brown. Così sembra ancora più razzista di quello che è. Ehi, gente, eccola qua la festeggiata. Oh, oh, ma cos'hai dietro l'orecchio? Oh, è un preservativo. Quagmire, per favore, non toccare la mia bambina col profilattico. E come prossima magia dividerò la mia bella assistente a metà. E non come pensate voi. Questo non serve. No, Lois, non sarò il tuo partner. Cosa? Correrò insieme a Cleveland. Peter, te l'ho detto! E io ti rispondo che con Cleveland ho vinto tutte le corse a tre gambe di Coag, tranne la volta di quei due con una gamba sola che insieme facevano due gambe. Ai vostri posti, pronti, via! Hai visto lì? Il mio cane aveva la pistola. Come andiamo? Stiamo abbattendo qualcuno? Ho aspettato troppo a scegliere un partner. Oh mio Dio, Peter, va tutto bene? Non mi posso muovere, Cleveland, vai senza di me, salva te stesso! No, non ti abbandonerò mai. Abbiamo iniziato insieme questa corsa e insieme la finiremo, chiaro? Ti porterò in spalla, Peter. Oh mio Dio, Peter, non riesco a sollevarti, ma quanto pesi? Non lo so, ma so che la mia auto non ce la fa in salita. Beh, allora c'è soltanto una soluzione. Abbraccia e rotola! Certo che quei ragazzi si vogliono bene. Sì, sembra proprio di sì. Donna, loro si conoscono da molto più tempo di noi. Questo è vero. E se dobbiamo essere vicini, dobbiamo imparare a mettere da parte le nostre differenze. Amiche? Amiche.
Signora Brown, mi può sculacciare di nuovo? Cacchio!